Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella playlist dedicata a Samuel Stern. Siamo arrivati finalmente al numero 14 che ha concluso l'anno 2020 dal titolo Simulacra. Simulacra ha significato che verrà ampiamente spiegato poi durante tutta la storia, significa una replica distorta e infedele della realtà. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno da qui in avanti, di iscrivervi anche a tutti gli altri miei social che vedete qua di lato e di condividere questo video con tutte le persone che conoscete, che amano l'arte e i simulacra e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e se vi ha dato delle suggestioni particolari. Se per caso magari disegnate, mandatemi sulla mia pagina Instagram dei disegni, qualcosa di artistico che poi magari li mostriamo nei prossimi video, dato che in questo numero si parla di arte. Prima di addentrarmi nel vivo della storia, non ho potuto fare a meno di notare diverse similitudini con la distinta concorrenza, ovvero con l'altro indagatore dell'incubo e dell'occulto che si aggira nei pressi della Gran Bretagna, non a Edimburgo, ma a Londra. Sto parlando ovviamente di Dylan Dog. Ho fatto uscire un video il 31 dicembre che parlava del numero 412 dal titolo Una pessima annata e non ho potuto fare a meno di notare molte similitudini. Voi direte sì, lo sappiamo che sono entrambi a che fare con l'occulto, entrambi sono in Inghilterra. No, no, io mi riferisco proprio a dettagli che ci sono stati nel numero, ovvero entrambi i numeri presentano dei protagonisti che hanno delle visioni, entrambi i numeri parlano di un terreno su cui si svolgono gli eventi che in passato ha ospitato delle macabre uccisioni o comunque delle morti e quindi ci sono ancora delle entità in quel terreno. In entrambi i numeri il protagonista è legato a una sedia, poi Samuel Stern con un escamotage si libera, mentre Dylan Dog, Eterno Dandy, viene liberato da Block. Il fatto che Samuel Stern in questo numero venga ingaggiato come se fosse un detective, ma poi quello lo vediamo bene nella storia, il fatto che Samuel Stern da un paio di numeri a questa parte inizi a corteggiare, a conquistare la donzella di turno, cosa che Dylan Dog è tornato a fare nel numero 412, ecco, ci sono state tante similitudini che non possono essere state pescate, citate, rubate tra di loro perché sono uscite in contemporanea, quindi non lo so, o è un caso davvero. Si telefonano tra di loro, si mettono d'accordo, non si sa, oppure c'è qualche notizia che svicola fuori dalle varie redazioni. Non lo so, sono mie supposizioni. Comunque, sono stati davvero tanti dettagli simili tra questi due numeri, ma nulla di che, anzi, lì per lì mi ha fatto un pochino strabuzzare gli occhi, ma poi la storia è andata avanti benissimo. Partiamo proprio dal fatto che in questo numero Samuel Stern venga ingaggiato come se fosse un indagatore dell'occulto, un detective, da questa signora, questa ricca professoressa preside di questa scuola. Vediamo subito come quando Samuel viene ingaggiato in questo modo e non c'entrano apparentemente delle possessioni demoniache, la spalla di turno appunto non sia Duncan, che è di nuovo assente in questo numero, non sia padre Duncan, ma sia il suo datore di lavoro, ovvero da Angus Derrileng, il libraio con cui lavora a Edimburgo. Quindi in questo numero le spalle sono Angus e Penny, anche se entrambi li vediamo molto poco, Angus lo vediamo sempre al telefono. La differenza tra Angus e padre Duncan è che Angus resta fermo nel suo studio, nella sua libreria, mentre Duncan lo segue, un po' come Sherlock Holmes Duncan che indaga in giro e suo fratello maggiore che invece sta sempre fermo nel suo ufficio. Mi piace questa divisione tra mitologia cristiana legata appunto alle possessioni demoniache, dove c'è padre Duncan preponderante e tutto il resto
preponderante invece c'è Angus. Ho notato anche, leggendo Samuel Stern, una cosa che mi piace molto nel leggere questo fumetto è che, anche se la mia lettura viene interrotta, riesco a riprendere facilmente il filo del discorso e a reimmergermi di nuovo nella storia con facilità. Questo penso sia dovuto a una scrittura molto lineare, molto chiara, ma coinvolgente, che non ha bisogno di troppi esperimenti per coinvolgere il pubblico, ovvero siamo solo al numero 14, quindi non bisogna fare chissà quali magie, quali magheggi narrativi per non stancare un lettore troppo anziano, cioè un lettore che legge tantissimi numeri. Qua c'è ancora una storia molto diretta che ci permette di concentrarci meglio, almeno persone come me, poi ci sono persone colte come Angus, magari riescono a concentrarsi meglio anche su storie più arzigogolate. Ciononostante, gli autori sono comunque molto bravi a portarci fuori strada apposta per non farci capire subito dove si va a parare. Anche se devo dire che in questo numero, già da pagina 25, con l'aiuto della copertina, un pochino io avevo intuito di cosa si poteva parlare in questo numero, anche se devo dire che il fatidico trio Filadoro, Fumasoli e Savegnago sono molto bravi a portarci ben oltre i nostri peggiori incubi. Mi piace proprio che Samuel Stern peschi a piene mani dalle leggende che esistono in realtà, quindi che non inventi di sana pianta il villain di turno, ma che vada proprio a pescare dei libri. E questo ci permette anche di acculturarci un pochino sull'argomento. In questo numero abbiamo parlato di Genius Loci, non so il latino, fatemi sapere se l'ho pronunciato giusto, che sarebbe un'entità legata al luogo, legata al territorio. Un'entità che è nata a si è formata dalle esistenze delle persone che lo hanno abitato, magari appunto come un vecchio cimitero indiano abbandonato, che hanno, diciamo, le loro anime hanno creato questa entità. Questo è il Genius Loci. Tra l'altro lo disegnano in un modo che a me ha ricordato molto il signor Barnes nella puntata dei Simpson degli X-Files, in cui è iridescente, luminoso e sembra un alieno luminoso. Comunque l'hanno un po' dipinta in questo modo. Non so se la citazione è voluta o se sono semplicemente io che sono malato di mente su queste cose, che vedo citazioni dove non ci sono, però volevo farvi partecipi di questa cosa. Poi invece si parla di egregora, anche qua fatemi sapere se l'ho pronunciato corretto. Ho ricercato un po', penso che egregora sia la pronuncia migliore, ovvero è una forma pensiero che è creata da qualcuno, per esempio un negromante, che però, una volta creata, a sua volta ha il potere di controllare le intenzioni, controllare la volontà degli esseri viventi attorno a lei, compreso il suo creatore, quindi compreso anche la persona che l'ha creata. E questo poi lo vedremo bene alla fine del numero. Abbiamo aspettato quindi 14 numeri per vedere se Samuel Stern se la sapeva cavare anche senza i demoni come antagonisti, e devo dire che la nostra attesa è stata ripagata. Si sente comunque l'assenza dei demoni, ma perché siamo stati abituati per 13 numeri in qualche modo essere comunque coinvolti in quel piccolo mondo, anche se non proprio a piene mani, anche solo lateralmente, mentre qui davvero non ci sono, si parla di tutt'altra cosa. Ciononostante è bello comunque vedere che si può spaziare finalmente sull'argomento. L'unica cosa è che magari proprio quando si spazia, si esce un po' dall'argomento mitologico cristiano demoniaco, sarebbe bello che ci sia un po' più di accenno alla trama orizzontale, ovvero al rapporto magari tra Samuel e la figlia, per farci un po' capire che stiamo sempre parlando di Samuel, che è il protagonista. Mi piacerebbe anche in alternativa che la trama, come è spesso accaduto in altri numeri, parli un po' a doppio filo del passato di Samuel Stern, quindi come se ci sia una metafora, come se ci fosse una metafora tra la storia che stiamo leggendo e quello che ha vissuto Samuel in passato. Questo magari per farlo legare un po' di più a tutti gli altri numeri. Quindi questo è un numero indipendente, slegato, ma che comunque è piacevolissimo da leggere, che ci fa capire che Samuel può vivere ancora a lungo, perché non ci sono solo i demoni là fuori, c'è anche altro. Parlo un attimino di disegni, poi ve li mostro bene sul mio Instagram, come ormai sono abituato a fare, li sfogliamo un attimino assieme.
lo nomino anche qua, i disegni qui sono di Matteo Mosca, sono sempre freschi, come siamo esterni, i disegni sono sempre freschi, si è perso purtroppo l'uso di una tecnica, la scala di grigio, quindi non il bianco e nero, ma la scala di grigio, nei flashback. A me piaceva tantissimo, era un tratto distintivo di Samuel Stern. Diciamo che ora i flashback si riconoscono solo dai riquadri, arrotondati, così come fa da sempre la concorrenza, che anzi, altra cosa strana, in questo numero la concorrenza batte totalmente Samuel Stern sul punto di vista dei flashback, ovvero la concorrenza si è proprio sbizzarrita nell'utilizzo grafico dei flashback che hanno uno sfondo nero a differenza del tempo presente che ha lo sfondo bianco nelle tavole. Qua invece abbiamo un semplice riquadro arrotondato laddove negli altri 13 numeri avevamo una scala di grigi. Peccato però, nulla di che, devo dire, comunque la storia scorre bene, si capisce comunque bene quando è un flashback e quando invece è il tempo presente. Se siete arrivati fino a qui, posso parlare liberamente di spoiler, ovvero la storia che parla di questi simulacri, di queste persone artificiali animate da questo negromante. Mi hanno ricordato tantissimo una storia di Lovecraft che vi metto qua in descrizione, così la potete acquistare con Kindle, la potete acquistare anche eventualmente sul libro dei suoi racconti, che si chiama Aria Fredda. È un racconto breve che a me aveva davvero fatto rabbrividire, scusate il termine, il doppio senso. Mi ha anche ricordato un altro autore, mi ha ricordato il secondo libro che ho letto, che magari tutti abbiamo letto, di Carlos Luis Zafón, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso giugno, ovvero Marina, ha un altro argomento molto simile, vi metto anche questo in descrizione perché è molto molto bello, se non lo conoscete leggetelo, è lo stesso autore dell'Ombra del Vento, anche se questo libro era uscito prima, ma diciamo, qua in Italia è stato pubblicato successivamente. Non sarei io se non citassi anche Buffy l'ammazzavampiri. Come sapete, io sul sito Viola faccio sempre le mie live di Buffy l'ammazzavampiri. Questo numero mi ha ricordato molto sia il ventriloquo, cioè il pupazzo ventriloquo animato nella prima stagione, che appunto aveva una vita propria, che poi non c'è solo in Buffy, c'è in mille storie, anche in Piccoli Brividi, eccetera. Però mi ha ricordato in particolar modo anche la stagione 4, il finale della stagione 4 di Buffy, dove ci sono questi mostri ibridi, mostri cyborg umani assemblati dal governo. Mi hanno ricordato molto questi simulacri. Eventualmente, se trovo i DVD, ve li metto in descrizione, altrimenti lo potete vedere su Amazon Prime Video e ce lo vediamo insieme magari in watch party sul sito Viola. Spero di avere nominato tutto quello che mi ha trasmesso questo fumetto. Se c'è qualcos'altro che a voi ha trasmesso questo fumetto, scrivetemelo nei commenti. Io sempre in descrizione cerco di mettere, se li trovo, gli account Instagram degli autori e gli account Instagram di, in questo caso potrei mettere argomenti artistici, arte, persone che parlano di arte. Fatemi sapere se siete interessati, trovate tutto in descrizione nel caso. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Ehi, non te ne andare, ci hai fatto caso che questo numero, simulacra, sembra quasi che simuli un pochino l'indagatore dell'incubo? Ma noi non siamo maligni. Nel frattempo, clicca in questi video che vedi a lato o a destra e troverai altre tante sorprese del mio canale.